Per i santi la vera felicità è fare la volontà di Dio. Così è stato per San Nunzio Sulprizio, una vita vissuta nel dolore, offerto a Dio con gioiosa e serena santità. Nunzio Sulprizio, il giovane santo operaio, canonizzato da Papa Francesco il 14 ottobre del 2018, nasce il 13 aprile del 1817 a Pesco Sansonesco, in Abruzzo, nella provincia di Pescara. Rimane orfano di padre a soli 3 anni. La mamma, a causa delle magre risorse, passa a seconde nozze per poter garantire un futuro al piccolo. Il nuovo padre si rivela però un uomo duro, dallo sguardo che incute terrore. Nel cuore sensibile del piccolo Nunzio, il dolore comincia a far casa e lo prepara ad altre dure prove. Ha solo 6 anni Nunzio quando perde la sua amorevole mamma e va a vivere con la nonna. La nonna, devota e buona, inculca nel cuore del piccolo Nunzio santi sentimenti religiosi e vi pone i semi della fede, della speranza e della carità. Lo educa alla preghiera, in particolare alla preghiera del Rosario, mostrandogli nella Madonna una tenera mamma sempre vicina. Comprendendo che non riuscirà ad accompagnarlo fino alla prima comunione, che allora non veniva amministrata prima dei 15 anni, lo prepara nell'intimo all'amore verso i sacramenti. È il periodo più bello per Nunzio, ma purtroppo dura poco. Ha infatti appena 9 anni quando perde l'amata nonna che va a raggiungere i suoi genitori in cielo. Questa volta Nunzio rimane davvero solo. I parenti lo affidano allo zio materno Mingo, un uomo collerico, violento e bestemmiatore. Mingo ha un'officina di fabbro in paese. Nunzio avrebbe voluto continuare gli studi come i suoi coetanei, ma lo zio non è d'accordo, ritenendo che per battere il ferro sull'incudine non è necessario perdere tempo sui libri. «La bottega sarà la tua scuola», gli dirà in modo deciso. Comincia per Nunzio un vero calvario. In quella piccola buia bottega tira giù la catena del grosso mantice senza posa. E lo zio: «Fai presto! Non vedi che il ferro non sia ancora arroventato? Io così non posso lavorare! Più forza ci vuole!» Nunzio ha solo 10 anni, raddoppia gli sforzi, riceve colpi con una mazza di ferro dallo zio che si infuria. Il cuore è angosciato, lo stomaco è vuoto. La sua mitezza d'animo, però, non lo porta a reagire, anzi, diventa sempre più servizievole. Alla fatica della bottega si aggiunge quella della consegna dei lavori ultimati. Nunzio si arrampica sulle montagne sotto carichi pesanti, si inerpica fra i rovi, stretto dal timore per l'uggiolare dei cani. Assolve alle sue commissioni e torna correndo con i soldi da consegnare allo zio, sperando in un sorriso. Niente. Spesso rimane pure senza cena. Una fredda sera d'inverno, sotto una tempesta di neve, è colto dalla febbre. Tornato a casa, si stende sul suo giaciglio, un saccone di foglie di gran turco. La notte è lunga da passare. Il telo di lana è insufficiente a scaldarlo. La testa gli duole. Ha freddo e fame. Il mattino seguente prova ad alzarsi per andare alla bottega, ma un dolore al collo del piede sinistro glielo impedisce. Ha paura della reazione dello zio. Si siede sul saccone. Un segno di croce, lo sguardo al crocifisso
e inizia la sua preghiera dicendo, come sempre, «Dio sia lodato». Gli era stato inculcato dalla nonna di confidare in Dio. Ora il suo buon cuore si protende tutto verso Cristo crocifisso ed è proprio per questa intima unione che il dolore gli diventa amico. Si costruisce una stampella e torna in bottega. Lo zio continua a maltrattarlo e lo fa non solo per il suo carattere burbero, ma anche perché è convinto di ottenere così migliori risultati. I compagni d'officina non comprendono la mitezza di Nunzio e lo burlano, arrivando perfino a batterlo. Ed è proprio in uno di questi scherzi che le faville che balzano dal ferro arroventato raggiungono il piede malato di Nunzio. Il dolore è tremendo. Nunzio prova a trovare refrigerio presso la fonte dove le donne lavano i panni, ma viene cacciato per il timore che possa infettare l'acqua. Si ripara allora a Riba Rossa, un'enorme rupe a strapiombo, dove le acque, filtrando fra i macigni, hanno creato un pozzetto. Lì Nunzio lava le bende con cui fascia la ferita. È un posto solitario che gli permette di raccogliersi in preghiera e trovare nella vicinanza di Gesù e di Maria consolazione e pace. La Divina Presenza, intanto, lo introduce sempre più nel mistero dell'amore. Lavorare, soffrire e pregare diventano per Nunzio un unico atto di ubbidienza alla Divina Volontà. Ubbidienza che si fonde alla fiducia in Dio e ancor più accresce il suo amore. Così Nunzio ci offre un grande esempio di come ammorbidire il nostro cuore ed esporlo ai raggi dell'azione divina. Mai si è sentito vittima, mai offeso, mai giusto perseguitato dagli ingiusti. L'albero della croce era il suo riferimento, l'essere peccatore, la sua consapevole identità, la misericordia, il suo primo dovere. Le condizioni di Nunzio peggiorano e Nunzio viene ricoverato all'Aquila. I medici, però, giudicano incurabile la sua piaga e lo rimandano al paese, dove lo accolgono gli improperi dello zio. Nunzio tutto accetta fra dolori e pungenti mortificazioni, offrendo a Dio tutto se stesso per la salvezza dell'anima sua e di tutti i fratelli. Così, sotto i morsi della fame, si umilia a mendicare un pezzo di pane e trasforma in pensieri d'amore ogni pena che gli viene inflitta. Tutto sopporta, tutti perdona. L'amicizia con Cristo fa germogliare nel suo cuore sentimenti di pura carità e santa compassione verso il prossimo. Un anziano signore di nome Galante, che abita nelle vicinanze, decide di porre fine a quello strazio e si adopera a trovargli cura e sistemazione a Napoli, parlandone con lo zio paterno di Nunzio, caporale nel primo granatieri della Guardia Reale, che aveva a capo il colonnello Vokingar, uomo di buon cuore, dedito ad opere caritative. Sarà proprio il colonnello Vokingar ad accogliere il giovane Nunzio e a curarlo come un figlio. Lo fa ricoverare presso l'ospedale di Santa Maria del Popolo, chiamato degli incurabili, raccomandandolo al personale medico e infermieristico. Il primo colloquio che Nunzio ha in ospedale è con il cappellano, che gli chiede: «Soffri molto?» «Sì, faccio la volontà di Dio», risponde Nunzio, fedele a quello che ritiene essere il suo compito fondamentale. Poi, alla domanda se desiderasse qualcosa, risponde che desidera confessarsi e ricevere la prima comunione. La riceve presto, con grande giubilo del cuore, e da allora
non ne perderà una, prolungandosi in ringraziamenti profondi e sentiti. Il divino ospite lo ricopre di grazia e ne fa un esempio per tutti. Il dolore dei ricoverati muove a pietà il cuore di Nunzio, che di giorno e di notte si prodiga a soccorrerli e a confortarli, sorpassando la gravità delle sue condizioni fisiche. «Fratelli, pensiamo all'anima», ripete, inducendo i più riottosi alla preghiera, alla confessione e alla comunione. Li esorta a stare sempre con il Signore, da cui viene ogni bene, e li incoraggia a saper soffrire con gioia per amore di Dio. Molti in tal modo riconquista a Dio e alla pace. Una notte, il malato vicino al suo letto, accortosi dell'assenza di Nunzio, lo cerca e lo trova disteso a terra, allungato sul pavimento. «Nunzio, che fai?» «Penso all'anima, faccio un po' di orazione e piango i peccati miei e quelli dei miei fratelli», risponde Nunzio serenamente. Il cappellano lo esorta ad avere riguardo per la sua salute, ma lui risponde: «Vorrei che Dio desse a me i patimenti di tutti questi poveri infermi. Il dolore mi avvicina maggiormente a Dio». Nunzio accetta con eroismo e senza un lamento le indescrivibili sofferenze delle medicazioni. Mai si abbatte, mai chiede aiuto per sé, ma sempre per gli altri. E se un'ombra scende sul suo volto, subito recupera il sorriso. Nunzio corre veloce sulla via della santità. Al processo per la sua beatificazione, molti testimoni riferiranno la loro meraviglia per essersi trovati di fronte ad un giovane dalle sembianze di un angelo. Nunzio raggiunge l'età di 17 anni. Il colonnello Wokinger decide di trasferirlo dall'ospedale a Castelnuovo, dove può seguirne le cure più da vicino e avere davanti agli occhi il continuo esempio delle sue virtù. Ai tempi di Nunzio, il castello, noto anche col nome di Maschio Angioino, era stato trasformato in caserma e ospitava il primo reggimento della Guardia Reale. Le condizioni di salute di Nunzio, dopo un primo miglioramento, tornano a peggiorare. Gli viene diagnosticato un cancro alle ossa. Nunzio, che avrebbe voluto consacrarsi a Dio, si vota ad una vita tutta di preghiera e di raccoglimento. Indossa una giacca e un pantalone di colore marrone scuro, il colore dell'abito dei carmelitani, e scrive un regolamento di vita che segue con cura. La sua giornata è distribuita fra preghiere, meditazioni e sante letture. Riceve i poveri e le persone che vanno a trovarlo per avere conforto e guida. Tutti istruisce alla fede, tutti ricopre di carità. Interminabili sono le ore della preghiera. La sua camera è semplice, con pochi mobili e un inginocchiatoio. Un quadro della Madonna della Seggiola e uno di Gesù Bambino, il cui volto muta, ora pallido, ora triste, ora rubicondo, secondo le confidenze del dolce intimo colloquio con il giovane Nunzio. Il pomeriggio Nunzio viene accompagnato alla vicina chiesa di Santa Brigida, dove è aiutato ad inginocchiarsi davanti al prodigioso simulacro della Madonna addolorata che vi è venerato. Dopo molte ore, quando vanno a riprenderlo, lo trovano ancora assorto in colloquio con la Vergine e faticano a distoglierlo. Nunzio ormai è tutto proteso verso Dio e si dona totalmente in olocausto. Oltre alle pene fisiche che spesso sono acute,
offre con fermezza di propositi anche i patimenti morali che gli vengono dai maltrattamenti, dal disprezzo e dalla derisione dei servi a cui il colonnello lo ha raccomandato, e perfino dallo stesso zio caporale, che all'inizio si era interessato per farlo accogliere a Napoli e ora è anche lui invidioso per la predilezione mostrata dal colonnello verso Nunzio. Nunzio sopporta ogni crudeltà. Si trascina a malapena per provvedere da solo come può alle sue necessità. Eppure nessun lamento, nessuna accusa, anzi, attenzioni fraterne anche verso di loro. Attenzioni che come colpi d'ascia sulle loro coscienze li smuovono al pentimento e al ravvedimento. Così pure accade a Pesco Sansonesco, dove lo zio Mingo, toccato nell'intimo da una lettera affettuosa e riverente di quel nipote tanto brutalmente da lui trattato, cede al pentimento. Cuori duri addolciti, conversioni profonde, anime conquistate a Dio. Le condizioni di Nunzio si aggravano. La febbre lo divora. La prostrazione fisica è estrema. Ha da poco compiuto 19 anni, quando è ormai in fin di vita. Con un filo di voce, rivolto al colonnello affranto che gli è accanto, chiede: «Datemi un crocifisso e mandatemi a chiamare un confessore». Giunto il viatico, si rianima. Si siede sul letto, saluta il Signore. «Ecco la caparra di vita eterna», dice con voce risanata, «il pegno della mia salute. Venite, Padre mio, Signore mio, sposo mio, amor mio». Oh, se tutti amassimo così l'Eucaristia e ne celebrassimo nel nostro cuore il mistero. Nunzio, ricevuti gli ultimi sacramenti, esclama: «La Madonna! La vedete? Vedete com'è bella!» Chiude gli occhi. È già in cielo. Il volto diventa roseo e luminoso. La piaga emana uno straordinario profumo. È il 5 maggio del 1836. A Napoli la gente esclama: «È morto Sant'Arielle Nuost, o Ciuncarielle Sant!» E si affolla attorno alla salma. Cominciano i miracoli. Nunzio, invocato, intercede prontamente e nel paese di Pesco Sansonesco, a Ripa Rossa, dove lui andava a bagnare la ferita e a lavare le bende, l'acqua si rivela essere miracolosa. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. La vita di San Nunzio è lo specchio delle beatitudini evangeliche, la sottolineatura della loro sapienza. Tutte vi spiccano, e in modo particolare, la mitezza, la purezza di cuore e la misericordia. Queste hanno portato grandi frutti durante la sua vita terrena e ancor più ne producono ora nella sua vita gloriosa. San Nunzio interceda per noi affinché impariamo ad accettare le prove della vita con spirito sereno e santa confidenza in Dio.